Cioè, bisogna di dare una sterzata a questo campione di Serie B. Da una parte troviamo i ragazzi Eagles, reduci da una galvanizzante vittoria che ha dato il là ai primi tre punti nella Serie B del clausura del calcio a 8. Dall'altra parte c'è la nuova realtà dell'Amaroso, che non è andata oltre un punto conquistato contro il CDS. È una squadra falcidiata dagli infortuni, quella dei mister Marchetti, che però ha voglia oggi di trovare un venerdì di gioia contro la squadra rossonera di Quagliozzi, che nonostante anche esso ha delle assenze pesanti, sicuramente vendrà cara la pelle per una partita tutta da vivere, tutta da godere. E allora da San Valentino Sporting Club, un saluto a Marco Lompietti, questo è il posticipo della Serie B, questa è la sfida tra gli Eagles e l'Amaroso. Ha rifatto ancora la squadra rossonera, altro pallonetto morbido di Angelucci, Quagliozzi sterza, può andare al cross, invece il suo tiro! E coglie quasi l'incrocio dei pali, una grande giocata di Quagliozzi. Quagliozzi si stanno difendendo, direi, con ordine fin qui, anche se faticano a far sentire il proprio peso offensivo. Non che, l'ha detto, che gli Eagles abbiano fatto moltissimo. Marcantonio, palla di Elierzo, Bonifazzi che si gira bene! Ha segnato Bonifazzi, il gol dell'avanti per l'Amaroso, che sblocca il risultato dopo 9 minuti sul cronometro. Una bella giocata in un momento in cui stavamo proprio dicendo la difficoltà dell'Amaroso nel trovare un rifornimento offensivo. Arriva la stoccata vincente del giocatore maglia numero 9, Francesco Bonifazzi, porta avanti Amaroso, è 1-0 anticipato. Ora c'è Poggiani, Poggiani, bella finta di Francesco Poggiani che va a calciare col mancino, però ne termina fuori, un sussulto reazionario degli Eagles. Ceccotti, pallone rischioso di Ceccotti, e infatti ecco che recupera palla Angelucci, che trova la fatta di Ceccotti, ma brutto errore appena tornati dal time out dell'Amaroso. Chiuso ancora questo tentativo, la rifatta ancora una volta Angelucci. Angelucci guarda la porta, cerca il destro che simila il palo alla destra di Ceccotti. Ecco, bella la palla che favorisce Ciccarelli. Ciccarelli, cross sul secondo palo. Occhio Angelucci che guarda la porta e calcia! E trova l'angolo giusto, quello vincente, quello che porta il pari, meritato da parte degli Eagles, che stanno avendo un dominio territoriale evidente già dal principio della partita. E trova il gol, il giocatore che sta facendo meglio sicuramente fino a questo momento, ovvero Simone Angelucci, con questa rasoiata col mancino. Termina qui la prima frazione di gioco, al gol di Bonifazzi ha risposto Angelucci, è un 1-1 tutto sommato meritato nonostante il predominio territoriale da parte degli Eagles. Ferni, Marcantuoni cerca di contare il pallone, Marcantuoni riesce a sfilare in qualche modo, ancora Marcantuoni, va arriva lì e ancora lui, Bonifazzi segna il gol del nuovo vantaggio dell'Amaroso. Un'altra indecisione tra portiere e difensori, e Bonifazzi è il più lesto di tutti a farsi trovare pronto con il tapin vincente, e l'Amaroso in avvio di ripresa dopo neanche 60 secondi di gioco trova a dire il gol su Poggiani. Poggiani guarda la porta, calcio, la toccata Ceccotti in calcio d'angolo, miracoloso Tommaso Ceccotti sul tiro di Poggiani. È andato tutto velocissimo, l'angolo, tutti si erano addormentati e per poco Simone Angelucci non entra in sfaccata in porta. Due disattenzioni dell'Amaroso inusuali dopo un primo tempo di grande attenzione tattica difensiva. Ancora il numero 10, finte di Angelucci, cerca di andare a portarsi la palla sul suo testo. Attenzione Angelucci che ci è riuscito, calcio, Ceccotti in calcio d'angolo. Angelucci, la palla rimane lì, attenzione a Diana Gaspazzi del calciare, se la porta sul destro Diana, ha sfiorato il gol, si era accordato perfettamente. 4 più il recupero al termine. Perni, Perni, ma che cosa ha fatto il capitano? Michele Perni si è inventato un gol semplicemente meraviglioso, è incredibile. Non so se voleva calciare, se voleva spazzare, non lo so, quello che so è che il risultato finale è qualcosa di mostruoso, mostruoso, uno dei gol più belli della stagione, ma forse anche il più bello, Cioè, ha calciato di intenzione una rete meravigliosa e anche l'arbitro Marini ha congratularsi con Perni, ma che cosa ha fatto? 3-1 a pochi minuti al termine, è stato espulso Marcantuoni, Marcantuoni quindi coglie il rosso per proteste verso l'arbitro. Ciccarelli ancora, guarda la porta, calcia con la forza di ispirazione e Ceccotti si oppone ancora. Bella partita di Tommaso Ceccotti. Poggiani, Poggiani si accentra, incrocia la conclusione, Francesco Poggiani, un alito di speranza ancora per la squadra rossonera. Poggiani si è accentrato, incrociata la conclusione, ha segnato, forse è troppo tardi per le speranze degli Eagles, il gol del 3-2 e finisce qui con il gol di Poggiani. Termina la sfida, vince l'Amaroso, che ha dimostrato nel complesso di essere più squadra degli Eagles, più compatta, più unita
e soprattutto nella fase difensiva. Gli Eagles hanno giocato meglio il primo tempo, ma hanno pagato anche gli episodi. E oggi può far festa la Marosola, la sua prima vittoria in Tennessee. Sincero? Beh, diciamo che me via, era più portato a non perdere il possesso, quindi diciamo era un tiro da alleggerimento via, però via, l'ho presa bene. Beh, diciamo che ci manca qualche elemento buono in attacco, nonostante oggi avevamo Bonifazi che ha fatto una gran partita e diciamo che soffriamo un po' a mantenere il possesso in avanti, però alla fine via, siamo venuti fuori bene il secondo tempo. Beh, va, ci speriamo, però diciamo che ci si è messa un po' storta perché diciamo che alcuni buoni elementi sono infortunati. Di Sebastiani, Trappetti, Carucci, che ancora aspettiamo le paste, questa la dico in diretta.